Ancora prima di Montesilvano Colle, qui sulla Vestina c'era il quartiere Villa Carmine. Il quartiere Villa Carmine è senza dubbio il più antico nucleo della zona nostra. La cosiddetta stradina Via Giovi, il toponimo, il nome di questa stradina ci dice molto. Cioè lì oggi c'è la chiesa della Madonna del Carmine, lì c'era un tempio romano, un tempio pagano dedicato a Giove. Giovi, in latino è come mezzo di termine, a Giove. Quindi lì c'era un nucleo abitato da piccoli contadini e lì sì, praticamente si celebrava il rito pagano. Montesilvano e Villa Carmine addirittura, secondo il professor Galli, il nostro simpatico, proprio non c'è più concittadino, avrebbe avuto un porto sul fiume Sangue. E perché il mare allora era molto più avanti, quindi la foce del Saline era arretrata e lì ci sarebbe stato uno sbarco, un porto dove arrivavano le merci più svariate e da lì partiva il sale, perché le saline a Villa Carmine ci stavano da sempre, non erano le saline come quelle di Margherita e nel Gargano, erano saline formatesi dai depositi del mare lungo le anse del fiume Saline, e infatti c'era località Salinas che dovrebbe essere all'incirca alla foce del Saline, dove i romani in tempi molto molto passati avevano anche costruito delle mura, o meglio delle torri, per difendersi dagli attacchi esterni. Quindi Villa Carmine era il porto più importante, la chiesetta era la chiesetta più importante, dove si sarebbe verificato un fatto particolare: se entrate nella chiesetta, che oggi appare molto rialzata rispetto al pavimento di una volta, c'è scritto qui appare una Vergine Maria nel 1400.